La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà. Due partite, due gol. Questo sarà il caso del sabato prossimo. Un gioco non ha capito qual è la porta. Tempi e i metodi. No, per fortuna, purtroppo. Scusi, presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Darsi che mi sta bene, che sia una bella idea, ma credo che diventi una poesia. Scusi, presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno, in quanto ai calciatori non voglio giudicare. I nostri non lo sanno, hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi, presidente, se arrivo all'imprudenza di dire che non sento alcuna appartenenza. Tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi, non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi, presidente, ma invento il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, la cui maggiore marcia è sta democrazia. Che a fare i complimenti ci vuole fantasia. Io mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo so. Che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato, anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scanna innanzitutto e poi non cambia niente. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi, presidente, dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire. A parte il distaccismo, noi siamo quel che siamo e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo. Mi scusi, presidente, ma forse noi italiani e noi altri siamo solo spaghetti e mandolini. Allora qui mi incazzo, sono fiero e me ne vanto, mi sbaglio sulla faccia, cos'è il rinascimento? Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo so. Yeah.
a nome delle organizzazioni sindacali dell'RSU ringraziare tutti i lavoratori dell'Antonio Merloni che oggi con una manifestazione grandissima e bella, seppur piena di rabbia come questa, hanno dato una dimostrazione di volontà, di forza e di determinazione, perché vogliono e lo vogliono subito una risposta sul loro futuro e sulle loro prospettive. Per questi lavoratori abbiamo raccolto